Domani Pro Patria Alessandra, secondo turno di Coppa Italia, quanto è importante tornare subito in campo dopo la sconfitta di Sesto? Sì, è importante tornare in campo, ma al di là della sconfitta. Abbiamo una partita comunque importante dove c'è il passaggio di un turno e ci teniamo a fare bene. È un'occasione importante per magari qualcuno che sta giocando meno, per mettere minuti nelle gambe, per vivere ancora di più certe situazioni che si possono verificare poi nelle partite di campionato. Quindi massimo rispetto per questo impegno e grande determinazione. L'Alessandria è appena tornata in C dalla B, non sta facendo benissimo nel suo campionato, è altrettanto vero però che negli ultimi anni l'Alessandria ha fatto molto bene fino alla promozione storica, quindi si incontra una squadra che si farà giocare anche lei, magari chi ha giocato meno, ma diventa una vetrina, appunto la Coppa Italia e soprattutto un'occasione per migliorare ancora e oliare certi meccanismi. Certo, allora affrontiamo sicuramente una squadra, come hai detto bene, che è retrocessa, ha cambiato molto rispetto all'anno scorso, ha avuto delle difficoltà all'inizio, soprattutto appunto per questo motivo ha cambiato tantissimo, però penso che nelle ultime giornate, nel suo girone, ha trovato un po' la quadratura perché ha subito pochissimi gol, non ne ha fatti tanti ma ne ha subiti pochissimo, quindi una squadra pericolosa, giovane, che corre e questa partita, come ha detto bene te, ma non solo per loro ma anche per noi, deve essere un'occasione per vedere certi meccanismi, per far crescere di condizioni alcuni giocatori, per appunto mettere minuti a altri giocatori, valutare varie situazioni ed è un'occasione per crescere tutti, da chi gioca, da noi, dello staff, da chi magari non gioca, perché possono verificarsi delle situazioni magari domani positive dove possiamo prendere spunto anche nelle prossime partite, oppure qualcosa che magari di negativo dove poter correggere per evitare poi di commetterlo magari in altre partite dove sappiamo che magari abbiamo delle assenze dovute magari a infortuni, però questo non vuol dire che non ci interessa questo impegno, anzi siamo molto concentrati e preparati per fare bene. Per chiudere, a proposito di crescita, la crescita di Beppe Renucci da collaboratore tecnico a vice allenatore, un ruolo sempre più importante nel cuore poi dello staff, il mister ha sempre messo in evidenza il lavoro del gruppo staff tecnico. Ma sì, a parte ringraziare ancora una volta che mi ha dato questa possibilità, ringraziare anche il mister che comunque ci ha sempre avuto delle belle parole per noi dello staff, quindi è una bella occasione, è una responsabilità ancora maggiore, però sono qui per dare il mio contributo, per dare il massimo per questa società, per questi ragazzi, per tutti quelli che lavorano in questa società e ovviamente la coesione che c'è all'interno dello staff aiuta sicuramente poi a fare un lavoro ancora più adeguato e più idoneo per aiutare questi ragazzi a raggiungere risultati importanti.